E visto che ci ha detto Elden Ring, va là che gancio che ci ha sganciato Marco, veramente. Proprio. Chi possiamo sentire? Ma chi possiamo sentire? Chi possiamo così? Sentire? Chi possiamo chiamare? Sandra Mondaini? No, Miyazaki? Non c'è più. Beh, Miyazaki non sarebbe male, però, eh. Diciamo George Martin? Al primo posto metterei Miyazaki, al secondo George Martin, io al terzo, però non avrei dubbi. Chiamerei Michele Sabaku Poggi. Eccoci! Eccolo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ragazzi. Grazie dell'invito. Prima di entrare nel discorso Elden Ring, un po'... un feeling, una sensazione, insomma, un commento su, partendo ovviamente da Microsoft, che era un po' il momento E3, cioè comunque, a parte il grande sorpresa... Summer Game Fest e Microsoft erano bravissimo. Uniti. Esatto. Diciamo che ha guadagnato risalto Summer Game Fest per la bomba finale di Elden Ring, altrimenti saremmo stati tutti solo fondamentalmente per Xbox per vedere che tiravano fuori. Quindi, partiamo da Microsoft. Che ti è parsa questa conferenza? Che ti è parsa Microsoft? Microsoft mi ha causato una sensazione che non ho mai vissuto in nessuna conferenza, ma neanche da quando ero ragazzino. Ossia, ho sentito persino... per un poco, solo un poco, perché si esagera facilmente, ma ho sentito la mancanza del palco. Cioè, l'hanno fatto vedere. Bravo. L'hanno fatto vedere 15 secondi due volte. Cioè, non serviva neanche costruirlo a quel punto, perché hanno veramente... il ritmo era stato clamoroso, però a un certo punto è un attimo di respiro. Aspetta, fammi ordinare le idee. Cos'è che ha presentato poco fa? Cioè, fantastica. In realtà la conferenza di Microsoft è stata una bomba, anche se... Vediamo quanti. È il Blade, per esempio. Ah, nel senso, è mancato. Mancato. Nel senso che è stata, sapete, è sembrata con una spontaneità quasi infantile, cioè sincera, quasi da ragazzo che costruisce la propria conferenza, un iniziale percorso di perfezione di... Noi abbiamo presentato dei titoli anni fa, ma non solo ve li facciamo vedere con trailer nuovi, ma anche con data precisa. Sì. E quindi, anche se lontana, vi diamo il rispetto di dirvi esiste in una certa data, no? Sì. Però, trailer dopo trailer, si andava sempre con un ritmo e contenuti fantastici, ma data precisa, data precisa, data, spazio più o meno del futuro, titolo, esatto. CG. Cioè, bravo, perché il finale CG è bellissimo, perché ci arrivi dopo solo gameplay, anche nei casi peggiori, e poi hai quel finale tutto in computer grafica di cui non capisci qual è il genere. Un po' anticlimatico, quel finale lì di Redfall, un po' esatto, no, ma infatti è stato pazzesco, proprio come... strana decisione dopo tanti anni in cui comunque il linguaggio ormai l'hai capito. Il linguaggio l'hai capito. Quindi fai partire con Arcane qualcosa di nuovo e che in qualche modo fai, ma quindi hai anche roba nuova e poi, ma quindi Starfield esiste ed è anche la Game Engine. No? E poi finisci con Forza Horizon e fai praticamente Elden Ring 2. Cioè lasci così, perché purtroppo poi il pubblico rimane un po' al sul finale e ti rimane più quello che rimane resto, il gusto dell'ultima cosa che vedi. Sì, anche perché comunque proprio quello subito prima era Forza, cioè dato la concretezza clamorosa di Forza, ma, e poi dopo te ne esci con quella roba lì che dici sì, ma al punto che comunque, nonostante l'occhio che possiamo avere, talvolta erano delle fotografie comunque, poi arrivavano le macchine. Forza è una roba veramente cioè io mentre lo vedevo non mi capacitavo, era una roba ed è cross gen, quindi cioè, senza senso. Io su Halo Infinite sono stato molto, molto duro. Anche in diretta quando vidi quella cosa, perché dinanzi a quello che è il poster boy di Microsoft Gaming, arrivare a quella presentazione in quel modo, con quel linguaggio e con quel risultato, tutto qualcosa di per me roba da... Ok, non siamo al Kinect del 2012-13, però non dovevate farlo. Poi mi cambi director due volte, togli le persone, me lo annunci nel 2021 e poi si scopre che è Natale. Dici, ok. Però stavolta mi sono sentito di lasciarli fare. Perché quello che hanno mostrato comunque è stato non esattamente la presa di coscienza e la risposta. Hanno fatto un po' gli ignorri. Sì, ha fatto un po' finta di molto nulla. Molto gli ignorri, troppo gli ignorri. Però quello che hanno mostrato della campagna non era a livello di tecnologia proprio estetico, grafica e di linguaggio video, il disastro della scorsa volta. Quindi io gli ho fatto il settimo grado, cioè stavolta sono stato malizioso e ho cercato i difetti grafici per vedere se stavolta erano stati un po' più attenti, perché il quality check dell'altra volta, non so cosa fosse successo in sala o in studio.
quindi non mi sento, perché altrimenti poi si comincia a rischiare di diventare tossici, come per il pubblico intendo, sì, cioè sì, se sì, dite sì, anche stavolta hanno floppato Halo Infinite, si va a creare l'onda nera. No, è sbagliato. Stavolta non hanno floppato, non hanno sbagliato, sono stati un pochino furbetti. Belle, però esatto, scusami, scusami, quella sequenza evocativa ma molto paracula, cioè nello spazio sono dettagli, cioè non può essere la cartina tornasole di nulla, ma poi inutile proprio. Inutile quella, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Hanno cercato di valorizzare in maniera meno pacchiana e un po' sì, più onesta le espressioni facciali utilizzando la IA piuttosto che la Cortana, il nostro esatto, antagonista sì, l'hanno nascosta sì, 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 esatto. E poi ti hanno fatto questa carrellata dicendo comunque c'è il riflesso sull'elmo di Master Chief, siete pronti? Sì, cioè, sì. E ci sta, ci sta. Però poi, per quanto sia comunque molto interessante a livello di branding, avere il multiplayer su Xbox gratuito, perché è su Xbox, cioè è il vero multiplayer di Microsoft. Sì, 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 sì. Comunque è Halo Infinite. Io ho la confezione di Xbox One Series X. Con c'è dietro. Sì. Esatto. Quindi, cioè, perché c'è magari dietro, no? Sì, è beh, famosissima la confezione sì, per noi. Sì, sì. Famosissima. Quindi, che c'è la confezione di Xbox Series X e Series S che è dietro a Halo, perché si capiva che doveva lì uscire insieme. Sul multiplayer di Halo io avevo tutte le certezze che avrebbero fatto. Esattamente. Cioè, sì, non avevo dubbi. Non è che mi sì, devi confermare che il multiplayer sarà bello. In questa occasione un po' mi devi confermare che quello che avevo visto l'anno scorso, che era il single player, lo hai sistemato un po', minimo, infatti, un minimo me lo devi far capire, ecco. Sono d'accordo al punto che è stato un po' strano avere più HUD gameplay e meccaniche esatto, nella demo disastro piuttosto che adesso. Esatto. Ma prima di entrare nel vai, vivo esatto, eccetto no, quello di cui parleremo poi, ma il gioco che hai visto che non vedi l'ora di giocare? Allora in realtà, appunto, Nintendo probabilmente vediamo, potrebbe anche prendere la coroncina se incrociamo le dita abbastanza bene. Perché in cosa speri? In Zelda, immagino. Esatto. Perché diciamo che il discorso è questo. L'E3 è sempre pieno, zeppo, di leak. Mm-hmm. Di Nintendo non se ne sentono tanti. Quindi forse hanno blindato al punto che c'è un motivo per cui blindano. Speriamo. Ecco. Speriamo. Però in realtà è stato un E3 pieno di roba, nel senso ci sono stati dei momenti di morte, però allo stesso tempo anche di apici goderecci da gamer tosti, perché per esempio non Reduced, come si chiamava quel titolo che sembrava The Last Night? Replaced. Bello, Replaced. Rimpiazzato, Replaced, che era anche perfetto, è proprio il gioco che rimpiazza The Last Night. Eh sì, il titolo è perfetto. Quello proprio. A me quello ha preso assai, anche se è una cosa tra virgolette piccola. Da una parte sono orgogliosissimo di aver potuto vedere, cioè per loro, di aver visto Stalker 2, perché a me mi è piaciuto molto come l'hanno presentato in maniera pulita e voglio giocarlo tantissimo. Poi io, sempre insospettabile, perché di solito le community cosa? Ti piace? Io adoro i racing game, quindi forza mi ha fatto venire veramente i brividi e mi fa impazzire, anche se mi piacerebbe vedere anche Motorsport. Allora aspettate, faccio io una domanda a voi. Vai, prima di possibili pippone. Che pensiero avete avuto di la Director's Cut di Death Stranding? Intanto dico una cosa. Io ho apprezzato, per quanto sì, si poteva anche evitare, magari gli potevi dare un panel a parte, io ho apprezzato quei 5 minuti di dialogo con... No, l'intervista è bellissima, l'intervista mi è piaciuta tantissimo. Ha detto delle cose molto fighe. Sì, poche, sì, no, l'intervista bella. Ma, precise, sì, sì. Ma secondo me sono belle. Se sono belle perché le dice lui, non perché le dico io. Cioè, no, no, l'intervista è bella. L'intervista e è secondo bella me lì è veramente uno sneak peek sul futuro, suo, boh, vediamo. Sì. Vabbè, ha detto di cambiare completamente il suo metodo di comunicazione. Vediamo, vediamo. Lo farà davvero? Ma tu, di fronte a quell'annuncio lì, cioè, tu, Serino ha detto che lo riprenderà a mano. Tu ti farai una seconda run di Death Stranding? Cioè, sarebbe una cosa terza, pensabile? No, okay, basta. Nel senso che una terza run, troppo. Comunque, se me la faccio, sarebbe in privato, perché non offrirei davvero più nulla. Ho fatto un'analisi tutto il tempo nella seconda e poi è prolisso, non è lungo, tanto, è prolisso. Ecco, ve lo dico, vi dico una cosa terribile per una persona e un creativo come Hideo Kojima, ma se Death Stranding non avesse cutscene lo rigiocherei, perché il gameplay mi piace molto, ma è un po'
Logo Roico. No, ragazzi, ma lui deve Logo asciugare. È Logo Roico. Questo lo, cioè, è innegabile. Chi lo può negare? Sì, è Logo Roico. Deve asciugare. Vuole dire troppo per dire poco. Per noi, no. Allora, okay. A me è piaciuta la trollata del trailer. Perché sì, comunque sì. È carina. Comunque l'idea è simpatico. Tutto quanto. Non so cosa aspettare. A me fa sempre ridere il concetto della director's cut, ecco. Fatta dal director's, cioè, perché comunque ecco. l'ha diretto lui Death Stranding, quindi vorrei capire che cosa hai tagliato, chi è che ti ha obbligato a tagliare qualcosa. Esatto, e senza limitazioni, cioè, perché aveva carta bianca. Team suo, design suo, prodotto suo, sceneggiato da lui, cioè che si è autotagliato e adesso fa vedere quello che si è autotagliato. Però lo sai, scusami, magari ci avevi comunque a un certo punto una deadline. Sì. Hai, nel frattempo sai come migliorare alcuni aspetti. Cioè, più sì, che però Serino, termine... abbiamo detto prima, poi lasciamo rispondere Sabaku. Abbiamo detto prima, quando abbiamo intervistato i ragazzi di Reply, che i limiti sono una risorsa creativa. Non continuare a spostare là i limiti di budget, di tempo, robe del genere, in realtà non portano niente di buono. Vabbè, ma se c'è la possibilità di rimettere mano su cose che magari non ti convincono appieno, pensi che il risultato possa essere un senso. Artista non finirebbe mai di farlo, Serino. Sì, un artista, vabbè, lui continuerebbe tutta la vita a rifare Death Stranding. Esatto. Quindi, cioè, al limite avrei preferito di più. Vuoi essere sincero, che è una cosa assolutamente impossibile. Avrei preferito il DLC di storia. Cioè, mi fai altre 8 ore di dopo, ma di mille prima, volte di durante. L'avrei preferito. Assolutamente sì. The Director's Cut, boh. Metal Gear Solid ha avuto Substance e Subsistence. Sì, un po' come Special Missions. E non sono quelle delle Director's Cut, secondo te? Però non era lui. Quello era diverso, sì, però. Esatto, nel senso, lo c'era sono e sono contenuti. Cioè, Substance e Subsistence sono incredibili, cioè hanno l'ira di Dio dentro, sono fantastici. Ma in realtà, non sapendo cosa c'è dentro al Director's Cut, esatto, a me, a livello proprio di comunicazione, è il nome che mi ha dato fastidio. Sì, perché, il nome... cioè, ho capito che sei appassionato di film e che sei riuscito finalmente a scrivere Director's Cut in qualcosa. È vero, però proprio di Death Stranding... Cioè, il progetto in cui in realtà avevi messo tutta la tua autonomia, esatto. Chiamalo in qualunque... È il sottotitolo che a me mi punge, sì, finché non scopro cosa c'è dentro. E arriviamo a noi a questo punto, dai, ci siamo fatti questa prima chiacchierata. Te la senti? Vai, ti te la senti? Lo so, che hai detto tanto, ovviamente tantissimo. Io invito tutti, ragazzi, se volete veramente sentire il super approfondimento, di recuperare il post, perché veramente è anche una chiacchierata bellissima, un'analisi bellissima. Però... come al solito, quando ti invito, te lo chiedo sempre. Diamo al dunque, cosa ti è veramente piaciuto e cosa ti ha fatto storcere il naso? E poi facciamo una domanda sul nostro grande dubbio. Hai salto sul discorso dell'open world, figo. Sì, assolutamente. Ok. Vai, partiamo prima, cosa oggi a mente fredda ti ha veramente colpito e cosa ci hai continuato a rimuginare sopra e hai detto, però. Di Elden Ring. Solo di Elden Ring adesso. Va bene, quello che vado dal negativo. Parto dall'ombra. Quello che più passa il tempo, più si raffredda, è il fatto che comunque, indipendentemente da come poi, una volta messi insieme i pezzi del puzzle, e significa semplicemente non studiare la narrativa, bensì semplicemente avere il progetto in mano e giocarlo, comunque d'impatto è una lista della spesa. Nel senso che è una sorta di All Stars di concetti fantasy e From Softwareiani, di estetica e combinazione visiva, che ovviamente di un livello ineffabile, sì, lo è, però è una lista della spesa. Cioè, proprio tu dici, ci deve essere questo, ok, questo l'abbiamo messo, sì, questo l'abbiamo messo, sì. Sì, c'è il drago, c'è Berserk, sì, c'è il licantropo, lupo, misto, guerriero in Berserk, sì, sì, anche a livello concettuale, stato di furia, c'è sì, quello, sì, c'è lo spadone, c'è quello, ok, è proprio tutto quanto. Poi, ovviamente, c'è una forma autoriale unica, che sono le appendici, le braccia, sì, sì, è quello che potrebbe essere il, no, diverso livello di piani dimensionali che offre l'Elden Ring, questo, sì, anello, sì, ancestrale, sì, che gestisce il multiverso, comunque quello che è fondamentalmente la struttura della materia. Però comunque, ecco, la cosa negativa per ora è che, come si scherza su internet, perché gli appassionati non lo prendono assolutamente come lato negativo e anzi fanno appunto il meme del ma ti piace Dark Souls 4? Yes. Però è molto Dark Souls 4. Sì. Forse per un po' troppo, visto che ce l'abbiamo detto tanto noi, c'è Martin teoricamente a costruire il mondo. Cioè, a me è piaciuta una cosa, una stupidata che ha detto Serino, che sembra una buttata, una stupidata, ma è
Serino ha detto: io avrei voluto vedere Martin, che è una cosa senza senso, perché lui scrive, non disegna, ma non c'è quella caratterizzazione particolare che io invece, per esempio, da totale ignorante dei lavori di From Software, cioè quando vedi Sekiro, al di là dell'ambientazione, sembrava proprio un cambio di passo, cioè tu li distinguevi. Per me, che non sono un fan della serie, Bloodborne e Sekiro, per me davvero era Dark Souls 4, Cioè, secondo te dove sta Martin? Martin sta ufficialmente, perché è una ufficialità nascosta, perché sono in interviste che devi andarti un po' a pescare, ma Martin ha specificatamente, ufficialmente lavorato al background narrativo del regno e del mondo antecedente a quello di Elden Ring. Quindi sta nelle rovine, sta nel passato, sta nei ricordi, è lui praticamente detto, la vecchia lore. Esatto, è il world building. No, è figo, lui è quello è figo. Che ha costruito l'universo su cui esatto, poi si però poggia. Per quello che non lo vedi. Lo vedi e te lo devi cercare. Questo mi piace, mi incuriosisce. Perché non siete riusciti a darmi una risposta così esaustiva? No, io ti ho detto fai il world building. No, non è vero. Non è vero. Alessio ruttava. Se fai le domande, alle persone sbagliate, mi sembra che abbastanza ovvio. È sintomo di poca intelligenza tua. È sempre colpa mia. E invece Michele, per quanto riguarda invece quello che ti è proprio piaciuto, la quello cosa che mi è più di tutto proprio piaciuto tutto. Tanto è la definitiva, è già da questo trailer, al di là del leak che è già un po', ma il trailer, la definitiva chiarificazione che il percorso di From Software e di Miyazaki come director, comunque presidente in questo caso, è di davvero utilizzare ogni volta il progetto precedente come base per costruzione del gameplay evoluto del prossimo. Ossia, ovviamente abbiamo avuto Sekiro e Elden Ring ha Sekiro dentro, non sappiamo quanto, però è chiaramente il classico tirare la corda il più possibile, tipo Bloodborne è talmente tanto action che le parametrie erano quasi un errore, quasi superflue. Sì, te le abbiamo messe perché comunque è un GDR, ma in Sekiro l'abbiamo tolta perché abbiamo capito che non funzionava bene. Abbiamo fatto Sekiro, in Elden Ring abbiamo tolto qualcosa di Sekiro perché abbiamo capito che non andava bene. Cioè, è così, c'è tutto. In Elden Ring, in questo trailer, ci sono meccaniche di gameplay da Demon a Sekiro. Tutte. E ovviamente ha un obiettivo di gameplay deciso di essere GDR puro. Quindi quella è una scelta. Ma intorno a quella scelta c'è tutta la crescita degli ultimi 10 anni. Il dubbione, glielo chiedo io il dubbione, perché io ce l'ho quello lì. Vai! Allora, il concetto, ti chiedo questo qua, dubbio chiaramente da ignorante dei Souls-like e tutto il resto. Il concetto dell'open world, no? Sì. Cioè, noi sappiamo Elden Ring, quello su cui continuano a spingere questo discorso, sarà teoricamente il primo open world vero e proprio di From Software. Allora, posto che quel che sia stato, quello che si è visto, i nemici che si sono visti sembrano tutti mini boss, che non ci siano dei minion, Francesco, no, non è così. Vabbè, aspetta, però la domanda è questa: teoricamente hai davanti a te due ipotesi per gestire la progressione di un open world, ovvero il Metroidvania, lo Zelda, cioè devi ammazzare i boss per prendere il potere che ti permette di andare nelle altre aree, altrimenti non puoi fare il super salto, non lo so, il rampino, il cavallo super, oppure metti semplicemente personaggi, insomma, boss cattivi, minion di livello estremamente alto, che però chiaramente alla seconda run, alla terza run, se c'hai le palle, comunque tu puoi iniziare e andare diretto al boss finale se sei super bravo. Cioè, che tipo di open world? Secondo te, quale di queste due linee lui è andato? Ci possiamo immaginare? Dici entrambe? Entrambe, esattamente. Io, guardate, non vedo l'ora di essere confermato, smentito o confutato, ma vi giuro, sei entrambe. Perché? Perché abbiamo intanto il fatto che Dark Souls, che dir si voglia, open world, nel senso sono tante open map connesse da una ragnatela, no? Sì. Il primo Dark Souls, nessun altro lo ha ripetuto in quel modo. Sì. Elden Ring sarà un'evoluzione diretta, si spera verticale in qualità, di quel concept. Guai altrimenti, perché sarebbe un vero grandissimo peccato. Ma avendo il nostro incipit, ossia che pare sia ufficio, è quello, ci sono 4 regni, ok, i quali possono essere affrontati nell'ordine che si preferisce, e sul sito ufficiale c'è scritto potrai conquistare abilità. Quindi conquistare abilità vuol dire che tu uccidi, affronti rubi e le ottieni, non è che vai al level up e sblocchi lo skill tree e basta, devi prima conquistarla. Quindi avremo sicuramente la libertà iniziale dei regni e puoi andare in quello che vuoi, alcuni saranno molto più cattivi di altri, sicuro. Poi
una volta ottenute certe abilità, potrai raggiungere i nuclei del mondo dove ci saranno le chiavi finali per raggiungere l'Elden Ring. Ok, sarà, quindi secondo me è così. Quindi sia Metroidvania con delle chiavi finali di abilità uniche che ti danno i super boss, o le anime, l'energia, il frammento dell'anello che ti permette di raggiungere quel sigillo e sbloccarlo, sia il fatto che comunque inizialmente puoi andare dove vuoi e ci saranno posti dove ti menano più forte. Quindi non immagini neanche, perché io l'ipotesi che mi ero fatto era sicuramente più sbilanciato sul Metroidvania, che magari i poteri conquistati ti permettano di navigare negli altri regni più velocemente. Sì, no, sono d'accordo. Secondo me sì. Ok, quindi a un certo punto è un'abilità che ti fa andare più perché nel trailer a un certo punto, se vedi, c'è un momento che per me è chiave, quando si vede che va su quella specie di portale, esatto, e vola col cavallo, che mi dà l'idea che magari quei quelle specie di portali ne puoi interagire da un certo punto in poi. Esattamente, esatto. E ti fanno andare più velocemente nei vari regni. Perfettamente d'accordo. Non sono proprio un coglione completo, hai visto? No, sono d'accordissimo. mi chiedevo che cosa potrebbe andare storto per farti disaffezionare a un progetto di From Software? È veramente difficile, ti aspetti adesso, avendo approfondito ogni gioco, sapendo qual è la progressione che tu ti aspetti, infatti già ti aspetti un certo sviluppo del Elden Ring. Sì. Che cosa potrebbe andare storto per dire, sapete, mi avete rotto le palle? È impossibile? È tutt'altro che impossibile. Nell'istante nel quale l'opera che arriva, il videogioco che vado ad affrontare, non ha più la capacità di darti, attraverso la sua ambientazione e l'interesse che hai, pad alla mano, di ascoltare un dialogo, di avanzare nella storia, perché è tutto ripetitivo o rimane primitivo, cosa che appunto è ciò che è stato bello confutare subito con questo trailer, perché se fosse veramente sembrato rimasto indietro, avrei detto, ok, beh, lo sviluppano da molto, però peccato. E invece quello che sembra essere totalmente l'opposto. Qualora però trovassi un combat system che non è interessante, che è meccanico e non evoluto rispetto al passato, o diventa appunto il classico legnoso all'interno di un sistema di gioco che non dà le opportunità che sembra offrire, a quel punto diventa più industria e meno sequenza di opere. E in quel caso, more of the same, mi piace il genere. Non mi lamenterò mai, ma non sarà più quell'esperienza che in qualche modo elevo ciò che è. Bellissima, bella domanda, bellissima risposta. Devo dire la verità, veramente, devo dire la verità. Complimenti, soprattutto a Michele, un po' meno ad Alessio, chiaramente. Cioè. Allora, Michele, io ti ringrazio davvero moltissimo per l'invito, come al solito un piacere enorme. Buon lavoro, naturalmente l'invito a tutti quanti è seguire e mal frequentare il canale Twitch, ma non solo, YouTube, ormai dappertutto, Instagram dappertutto proprio. Social. Tutti i social, cercate Sabaku e vi fate una cultura, come si suona dalle parti mie. Michele, buon proseguimento anche a te di settimana, buon lavoro e tutto, e ci risentiamo quanto prima, assolutamente. Ciao, a presto, ciao ragazzi. Un abbraccio grandissimo.